Allora, intanto buongiorno, chiaramente ci siamo già presentati ieri, però per chi ieri era assente, il mio nome è Fausto Arpino. Su questa slide, ma su tutte le slide, trovate ovviamente oltre al mio nome il mio indirizzo mail. Potete utilizzare l'indirizzo mail per qualsiasi comunicazione, per eventuali richieste, ovviamente nell'ambito del corso, e per chiarimenti, per prendere appuntamenti, quello che volete. Io in generale sono tutti i giorni disponibile, quindi non ci sono assolutamente problemi a ricevervi per darvi supporto durante il corso. Quindi nella lezione di oggi introdurremo semplicemente il corso di termofluidodinamica. Come sapete è un corso di 12 crediti, è un corso impegnativo. Non diciamo di no, è un corso abbastanza impegnativo, ma diciamo che seguendo il corso e lavorando durante il corso, in generale tutti i vostri colleghi che l'hanno già fatto non hanno avuto nessun problema a superare l'esame anche con ottimi risultati. Quindi non vi spaventate assolutamente. L'obiettivo del corso è quello innanzitutto di approfondire tutti i concetti legati allo scambio di energia e massa. Quindi parliamo di problemi termofluidodinamici, trasmissione del calore e problemi termofluidodinamici. Questi aspetti li avete già affrontati nel corso di fisica tecnica con il professore dell'Isola, giusto? Ecco, ora noi ripartiremo praticamente da lì, approfondiremo alcuni concetti, ovviamente faremo alcuni richiami, andremo oltre e successivamente inizieremo a guardare tutte le tecniche di modellazione numerica che possono essere utilizzate per risolvere questi problemi. In particolare guarderemo le differenze finite, i volumi finiti e gli elementi finiti. Significa che in pratica quello che faremo è guardare la formulazione, cioè come effettivamente questi metodi numerici vengono costruiti. Prenderemo dei problemi, ad esempio, e insieme faremo tutti i passaggi necessari per risolvere numericamente questi problemi. Ovviamente quando questi problemi da risolvere verranno risolti con il gesso alla lavagna, parleremo di problemi semplici, evidentemente, problemi monodimensionali o semplici problemi bidimensionali che in ogni caso sono affrontabili con un gesso alla lavagna, va bene? Ma non ci limiteremo a problemi semplici. Guarderemo problemi più complessi e questo lo faremo utilizzando software di calcolo commerciali, in particolare il Comsol Multiphysics, di cui abbiamo sia la licenza di ricerca che la licenza educational, e quindi nel laboratorio di calcolo svolgeremo insieme delle esercitazioni durante le quali voi, utilizzando questo software commerciale, potrete affrontare lo studio completo dall'inizio alla fine di problemi termofluidodinamici di interesse pratico. Allora, questa cosa è particolarmente importante, lo dico per voi, perché mi giungono molto spesso richieste da parte di aziende di persone che siano in grado effettivamente di lavorare con questa tipologia di software e quindi di affrontare lo studio di problemi termofluidodinamici numericamente in maniera opportuna. Quindi è una capacità sempre più richiesta in ambito industriale e coloro che si formano nel modo giusto in questo ambito, secondo me, hanno, come dire, uno spunto in più poi in ambito lavorativo. Quindi affrontate il corso con questo spirito. Nella laurea specialistica i corsi, oltre ovviamente a offrirvi una formazione specialistica, servono anche a offrirvi una formazione, diciamo così, professionalizzante, ok? Termofluidodinamica va visto anche sotto questa luce perché dal punto di vista professionalizzante vi dà questa capacità, quella quindi di affrontare lo studio di problemi termofluidodinamici utilizzando tecniche numeriche. Ciò che affronteremo durante il corso, quindi gli argomenti che affronteremo sono sostanzialmente questi. Anche se molte di queste parole in realtà presuppongono parecchie lezioni, diciamo così, no? Per affrontare ognuno di questi argomenti, comunque a valle di un'introduzione che sostanzialmente è la lezione di oggi, vi
inizieremo con dei richiami sui meccanismi di trasmissione del calore e il primo meccanismo che inizieremo ad affrontare ovviamente è la conduzione. Lo faremo oggi pomeriggio e inizieremo a guardare immediatamente agli aspetti poi legati alla conduzione del regime transitorio. Quindi l'equazione generale della conduzione, le superfici alettate, che invece è qualcosa di nuovo che non avete ancora fatto. Ricaveremo l'equazione di conservazione della massa, dell'energia, del momento della quantità di moto per la descrizione del moto dei fluidi, quindi flussi esterni ed interni incomprimibili nella prima parte del corso, e quindi inizieremo a vedere tutti gli aspetti relativi alle equazioni differenziali e alle derivate parziali, che sono, come dire, il nostro oggetto di studio per gran parte del corso, perché tutto ciò che faremo sostanzialmente è descritto da equazioni di questo tipo. Quindi la classificazione delle equazioni, scambio termico radiativo in cavità e flussi turbolenti. Per finire, nella parte finale del corso, guarderemo i flussi comprimibili. Ora, questo è ovviamente un resoconto molto molto sintetico di ciò che faremo durante il corso. Tenete presente che ogni volta che affronteremo questi problemi, quindi diciamo tra i vari argomenti che vedete scritti lì, ci sarà anche lo sviluppo delle metodologie numeriche, quali differenze finite, volumi finiti ed elementi finiti. Guardando quindi agli algoritmi, ai metodi di inversione della matrice, la stabilità di queste metodologie e ovviamente la risoluzione dei casi cosiddetti benchmark in laboratorio utilizzando codici commerciali, che è l'attività di laboratorio di cui vi ho parlato prima. Allora, tutto questo vi consentirà di affrontare l'esame in che modo? Durante l'attività di laboratorio voi svolgerete di solito 3 esercitazioni, ok? Annualmente queste esercitazioni cambiano, ma potrebbe darsi che quest'anno facciamo un'esercitazione che sarà già fatta negli anni precedenti con qualche variante, va bene? Comunque faremo di solito 3 esercitazioni e voi preparerete una relazione in cui spiegherete ovviamente ciò che avete fatto, quindi spiegherete l'esercitazione, il modo in cui avete affrontato, i risultati, eccetera. Deve essere una relazione, come dire, che voi preparate da ingegneri, come se un committente vi avesse in qualche modo chiesto lo studio di questi problemi e voi quindi presentate la relazione finale, quindi questo è lo spirito. Questa relazione è oggetto di valutazione all'esame. Quindi quando ci sarà l'esame, voi mi invierete, mi farete avere la relazione qualche giorno prima, diciamo una settimana prima, perché tipicamente all'esame magari almeno i miei appelli siete più prenotati, quindi devo avere il tempo di leggere e correggere la relazione. Quindi l'esame sarà orale e consisterà nella discussione della relazione innanzitutto e successivamente alcune domande sul programma del corso. Ok? Ora iniziamo a guardare, ad entrare un pochino più nel dettaglio di che cosa significa affrontare una modellazione numerica. Quindi sostanzialmente che cosa farete durante questo corso. Allora, quando affrontiamo una modellazione numerica, noi cerchiamo di descrivere con uno strumento numerico, appunto, un problema che sostanzialmente è qualcosa inerente alla realtà che ci circonda. Quindi, volendo per esempio studiare il flusso di un fluido, immaginiamo acqua, all'interno di un condotto, e volendo in qualche modo studiare questo problema attraverso la modellazione numerica, ovviamente dobbiamo passare attraverso modelli matematici, ok? Perché noi la realtà la descriviamo utilizzando equazioni e modelli matematici, e lo facciamo sempre cercando un compromesso tra la semplicità del modello matematico che utilizziamo e la fedeltà dello stesso modello, cioè quanto questo modello riesce a rappresentare la realtà in modo fedele. Ne è un esempio il modello di gas ideale, per esempio. Okay? Il modello di gas ideale rappresenta
di fatto il comportamento di alcune sostanze in determinate condizioni. Quindi se la pressione è al di sotto di un certo valore e la temperatura è al di sopra di un certo valore, possiamo ritenere che sia valida la legge PV uguale MRT, giusto? In realtà però questo è un comportamento asintotico, come ben sapete, cioè utilizzando questa legge sostanzialmente noi rappresentiamo con un certo errore piccolo il comportamento reale di una sostanza. L'enorme vantaggio è che abbiamo una relazione matematica semplice per rappresentare qualcosa di reale che nella realtà è molto più complesso, capite? Allora, questo è quello che tipicamente si fa con livelli di complessità matematica differenti ogni volta che si studia un problema di trasmissione del calore. Quando si studia il moto di un fluido, ovviamente non ci possiamo aspettare di utilizzare una relazione semplice come quella PV uguale MRT, ok? Quindi comunque utilizzeremo delle equazioni differenziali e derivate parziali ben più complicate, sia da ricordare, sia da scrivere, sia da risolvere, ok? Ma comunque tenete presente che nella scrittura di queste equazioni ci sono delle ipotesi semplificative di base che ci consentiranno in qualche modo di alleggerire il carico di calcolo pur mantenendo una buona fedeltà del modello rispetto a ciò che ci circonda. Allora, quindi la domanda "è disponibile il modello matematico?" è appunto legata a questo aspetto. Facendo un passo indietro, moto di un fluido all'interno di un condotto, se voglio descriverlo utilizzando un modello matematico, mi chiedo: esiste già un modello matematico che descrive questo problema o devo in qualche modo ricavarlo? Fortunatamente per il moto di un fluido in un condotto il modello matematico esiste, e chiaramente se questo fluido è isotermo e ha una velocità non troppo elevata, possiamo immaginare che sia incomprimibile, lo vedremo più avanti nel corso tutto ciò che significa questo, e praticamente le equazioni che andremo a risolvere sono le equazioni di conservazione della massa e del momento della quantità di moto, va bene? Quindi il modello matematico esiste. Chiaramente, trattandosi di equazioni differenziali, abbiamo bisogno di condizioni al contorno, quindi condizioni ai limiti, sia nel tempo che nello spazio. Nel tempo se il problema è transitorio, nello spazio ovviamente sempre. E una volta che abbiamo, come dire, verificato che il modello matematico esiste, chiaramente questo modello matematico, cioè queste equazioni insieme alle condizioni al contorno, rappresentano, l'abbiamo già detto, un'approssimazione del modello fisico. Va bene? A questo punto noi cerchiamo di risolvere questo modello matematico e ci chiediamo: possiamo risolverlo in forma chiusa, cioè risolvendo banalmente proprio l'equazione differenziale? Se sì, magari seguiamo questa strada. Se, come è vero nella maggior parte dei problemi termofluidodinamici, si dovrebbe affrontare, diciamo così, una difficoltà insormontabile, allora in questi casi ovviamente utilizziamo i metodi numerici, va bene? Allora, i metodi numerici sono un'approssimazione anche loro, perché sostanzialmente consentono sì di trovare la soluzione di un'equazione differenziale che a sua volta è un'approssimazione della realtà fisica, ma non consentono di trovare la soluzione in forma chiusa, bensì una soluzione in forma approssimata, ok? E quindi questo livello di approssimazione dipenderà anche dalla capacità dell'utente, nel senso che, faccio un esempio banale, la soluzione sarà tanto più approssimata quanto più la griglia di calcolo sarà fatta male. Allora, come si fa a fare una griglia di calcolo fatta bene? Mettendo insieme le conoscenze teoriche che acquisirete durante il corso e anche, come dire, la pratica che acquisirete durante il corso nel realizzare le griglie computazionali in base alla geometria e al tipo di problema che state realizzando. Ovviamente ci sono poi delle tecniche per verificare che la griglia computazionale sia effettivamente adatta alla risoluzione del problema, ok? Ora, quando poi andiamo avanti, affrontiamo il problema della modellazione numerica,
Questa si divide in tre passi logici o fasi: la fase di pre-processing, quindi pre-processamento, la fase di processing vera e propria e la fase di post-processamento, post-processing. Ora, la fase di pre-processamento nell'attività di modellazione numerica consiste nel scegliere il modello matematico che rappresenta la realtà che stiamo cercando di descrivere con le condizioni al contorno, nella preparazione del caso, quindi realizzazione della griglia computazionale e imposizione delle condizioni al contorno, la fase di processing è la soluzione del problema. In questo momento non vi dice molto quello che vi sto raccontando, perché ovviamente ognuna di queste fasi presuppone una serie di attività che imparerete durante il corso e che in questo momento evidentemente ancora non conoscete. La fase di post-processing è l'analisi dei risultati. Okay? Quindi il flusso di lavoro è sempre lo stesso: preparo il caso, individuo le equazioni, griglia computazionale, lo risolvo e analizzo i risultati. Va bene? Queste sono le tre fasi. Ora, quando ho realizzato la simulazione numerica, chiaramente mi chiedo se i risultati che ho ottenuto sono buoni, giustamente. Ma che cosa vuol dire chiedersi se i risultati ottenuti sono buoni? Significa chiedersi se ciò che ho ottenuto effettivamente descrive la realtà che io stavo cercando di descrivere, ok? E ricordando che la realtà che sto descrivendo, nel mio modello numerico e matematico è descritta da equazioni differenziali, quindi da un modello matematico che scelgo nella fase di pre-processing. Quando studio problemi complessi come flussi turbolenti, il modello matematico che scelgo può giocare un ruolo significativo, nel senso che i risultati che ottengo possono dipendere in maniera significativa dal modello matematico che scelgo e in particolare dal modello di turbolenza che scelgo. Okay? Allora, tutto il processo di simulazione numerica viene svolto con particolare attenzione e vi ho portato in questa slide un esempio che fa vedere effettivamente questi aspetti in maniera, diciamo così, anche accattivante dal punto di vista grafico, perché in questo lavoro, che in realtà è una pubblicazione scientifica, vedete sulla destra della slide un'immagine dove è riportato il titolo della pubblicazione: Turbulence Model Choice for the Calculation of Drag Forces when non si legge, when using the CFD method, quindi scelta del modello di turbolenza quando si vogliono calcolare le forze di drag, no? Quindi la resistenza, in questo caso idrodinamica, perché parliamo di una nuotatrice, quando si usano le tecniche CFD. Questo è un lavoro che hanno realizzato appunto questi ricercatori, Zaidi si legge poco ed altri ricercatori, e hanno studiato sia sperimentalmente che numericamente che cosa avviene attorno al corpo di questa nuotatrice in vasca. Va bene? Quindi è particolarmente accattivante anche dal punto di vista, come dire, visivo, perché vedete che cosa è stato fatto: sono partiti dalla nuotatrice e attraverso tecniche di scansione 3D hanno ottenuto un'immagine appunto del corpo della nuotatrice. Quindi, realizzato il dominio di calcolo, che è questo che vedete qui, questa è la nuotatrice, vedete? All'interno di questa è la vasca, e quella che vedete è una griglia computazionale in grigio in basso, mentre in alto vedete l'estensione del dominio di calcolo, che è un dominio tridimensionale, quindi parliamo di 3 metri di questa dimensione, 2 metri e 4 è la nuotatrice completamente distesa, 9 metri e 6 in questa direzione, quindi 3 metri per 3 metri nelle altre due direzioni. Ovviamente, volendo studiare le forze di drag,
Ottenere dei buoni risultati significa realizzare una buona griglia computazionale, e loro qui fanno vedere come è fatta la griglia computazionale in corrispondenza della superficie del corpo della nuotatrice, e scegliere opportunamente il modello di turbolenza. In questo caso sono stati utilizzati modelli di turbolenza del tipo RANS, significa Reynolds Average Navier-Stokes, cosa che farete durante il corso, ora non vi preoccupate, ma guardate, hanno utilizzato due modelli di turbolenza, il K-Omega e il K-Epsilon, che sono questi due, e hanno confrontato, e qui vi invito a prestare più attenzione, i risultati numerici con dei dati sperimentali in termini di legame tra il total drag e la velocità in metri al secondo. Va bene? Ora vedete, ci sono due misurazioni differenti realizzate da due ricercatori, Dixler et al. E altri, significa Vennel 2006-2007. Allora, le due misurazioni sono qui, non so se riuscite a vederle, ma sostanzialmente i dati sperimentali, come giusto che sia, sono molto vicini tra loro, sebbene siano stati condotti da persone diverse in anni diversi, giustamente sono molto vicini tra loro. Mentre quello che si può osservare è che utilizzando il modello di turbolenza K-Epsilon si ottiene questa curva, che in realtà è distante dai dati sperimentali, vedete? Mentre utilizzando il modello di turbolenza K-Omega si ottiene una curva, che è questa con i quadratini bianchi vuoti, vedete, che è molto molto vicina ai dati sperimentali. Quindi questi ricercatori hanno affrontato un aspetto molto importante che si chiama validazione del metodo numerico, ed è un aspetto molto importante perché risponde a una domanda semplice. E cioè, i risultati che ho ottenuto dalla mia simulazione numerica descrivono correttamente la realtà che sto cercando di descrivere? Ok? Quindi la validazione risponde a questa domanda. Ma guardando il tutto in maniera formalmente un pochino più corretta, quando si fa una modellazione numerica si parte dalla realtà. In questa immagine si vede poco, ma c'è un cubetto di ghiaccio che si scioglie in acqua. Ok? Si parte dalla realtà, si definisce un dominio di calcolo e un modello matematico, quindi acqua, ghiaccio, aria, vedete? Una griglia di calcolo, un modello numerico, si risolve questo modello numerico e si ottengono dei risultati. Quindi la prima domanda è: risolvo bene le equazioni differenziali che sto risolvendo con il modello numerico? Perché vi ho detto che il modello numerico in realtà ci restituisce una soluzione approssimata delle equazioni differenziali in ingresso e non la soluzione esatta, giusto? Quindi la prima domanda è: questo modello numerico sta risolvendo bene queste equazioni differenziali che io ho dato in ingresso al modello stesso? Se la risposta è sì, allora il modello è verificato. Quindi la verifica di un modello numerico si ottiene confrontando i dati ottenuti, i risultati ottenuti con i risultati ottenuti dalla risoluzione in forma chiusa delle equazioni differenziali che descrivono il problema. È chiaro che la verifica spesso non è semplice da ottenere perché in alcuni casi le equazioni di partenza sono molto complicate ed è difficile, se non impossibile, ottenere una soluzione in forma chiusa. Bene? Quindi la verifica di un modello numerico tipicamente viene fatta utilizzando problemi più semplici, per i quali è possibile appunto ottenere una soluzione analitica, ovvero in forma chiusa. Quindi, confrontando i risultati analitici con i risultati numerici, stiamo semplicemente verificando che il modello numerico risolve bene le equazioni. Ma queste equazioni però potrebbero non essere adatte
a descrivere la realtà fisica. Cioè questo modello matematico potrebbe essere, come dire, sbagliato, utilizziamo questo termine, cioè banalmente, se io andassi a descrivere un liquido utilizzando il modello di gas ideale, voi sapete che i risultati che otterrei sarebbero sbagliati, perché il modello di gas ideale non può descrivere il comportamento di un liquido, ok? Questo è il senso del discorso. Quindi magari individuo delle equazioni differenziali che devono descrivere questa realtà, ma questo modello matematico non è perfettamente idoneo a descrivere la realtà. Ne è stato un esempio, quello delle slide precedenti, dove il modello K-Epsilon non descriveva in maniera opportuna la realtà. Quindi, sebbene il modello numerico sia in grado di risolvere correttamente le equazioni differenziali, queste ultime potrebbero non essere adatte a descrivere la realtà. Quindi la validazione, che è il confronto tra risultati numerici e rilievi sperimentali, se il modello è verificato ovviamente, ci consente appunto di rispondere a questa domanda. Il modello matematico, che io sono sicuro di aver risolto bene perché il modello è verificato, ok? Il modello numerico, descrive correttamente la realtà? Sì, se i risultati e le misure sono compatibili. Compatibili. Vi ricordate da misure che cosa significa che sono compatibili? Significa che ovviamente il loro confronto deve essere fatto tenendo conto anche dell'incertezza di misura, giustamente. Ok? Ora, chiaramente nel fare questa attività entra in gioco anche la capacità dell'operatore di impostare correttamente una simulazione numerica e questa capacità non è legata tanto alla pratica, ma è legata soprattutto alle conoscenze teoriche che voi avete quando iniziate a fare una simulazione numerica. Perché le conoscenze teoriche? Perché ovviamente affrontando un problema di, che ne so, di un flusso transitorio, di un flusso incomprimibile, eccetera, in base alle vostre conoscenze ingegneristiche, voi già sapete, per esempio, che quando questo flusso lambisce una superficie si sviluppa lo strato limite, per esempio, quindi in quel punto ci sono dei gradienti importanti di velocità, di temperatura, di quello che è. Insomma, avete delle conoscenze teoriche che vi permettono già di intuire che cosa vi potete aspettare dalla soluzione. Ok? E questa intuizione non è figlia della pratica, ma è figlia della vostra formazione ingegneristica. Dico questo perché molto spesso presso le aziende chi si occupa di CFD, almeno fino a qualche tempo fa, era una persona che magari lo faceva da tanto tempo e aveva acquisito una capacità di risoluzione di questi problemi basata soprattutto sulla pratica, capite? Cioè magari sapeva che in prossimità di una parete ci vuole una griglia fitta per far funzionare il tutto, per far convergere il problema, ma non era in grado di legare questo aspetto al numero di Reynolds o cose del genere, capite? Ora vi riporto un esempio che vi aiuta a chiarire questi concetti e questo esempio è utilizzato nello sviluppo di codici di calcolo come esempio benchmark, cioè è un esempio che viene utilizzato per testare e validare i codici di calcolo. Va bene? Questo esempio si chiama vortex shedding, è ampiamente trattato nella letteratura scientifica, ci sono tantissimi risultati sia numerici che sperimentali, e sostanzialmente è il flusso che va a impattare su un cilindro che in questo caso ha asse perpendicolare al piano della lavagna, vedete? Quindi immaginate che un cilindro che si sviluppa in questa direzione, questa circonferenza che vedete qui è la proiezione del cilindro su questo piano, capite? Il flusso quindi impatta su questo cilindro e se la velocità tale da avere un Reynolds compreso tra circa 70 e circa 200, si sviluppa una scia cosiddetta di von Karman, cioè si sviluppa
un flusso oscillante periodico a valle del cilindro, e questa fenomenologia fisica è quella che determina lo sventolamento delle bandiere, cioè le bandiere garriscono, così si dice, per questo motivo, nel senso che il flusso che impatta sull'asta della bandiera, il vento, ok? Se l'asta della bandiera ha un diametro tale da avere un numero di Reynolds pari ai valori che ci siamo detti, a valle di quest'asta il flusso oscilla, serpeggia, dai, diciamo così, e la bandiera lo segue sventolando, va bene? Infatti avrete notato che a basse velocità del vento le bandiere tendono proprio a fare un movimento tipo serpente, diciamo così. Quando la velocità aumenta, queste oscillazioni diventano sempre più piccole e sempre più frequenti, e ciò è legato appunto al numero di Reynolds. Allora, questo problema è un problema, come vi dicevo, benchmark, noto come vortex shedding, ed è presentato in letteratura in forma adimensionale. Ora, la dimensionalizzazione è una cosa che avete già visto, no? Fisica tecnica, riaffronteremo la dimensionalizzazione in questo corso. Il dominio di calcolo è questo che vedete su questa slide ed è un dominio che presenta una dimensione verticale pari a 8 volte il diametro del cilindro, che è posto unitario, okay? Quindi tutto è dimensionalizzato rispetto al diametro del cilindro. Mentre qui abbiamo 4 diametri a monte, 16 diametri a valle, abbiamo un flusso in ingresso con una velocità uniforme e pari a 1, quindi la velocità è adimensionalizzata rispetto alla U infinito, diciamo così, se ricordate da fisica tecnica, condizioni di simmetria sopra e sotto e free exit, quindi uscita libera sulla destra. Ora, ho preso questo problema e l'ho implementato nel codice di un codice di calcolo commerciale, va bene? Questi codici di calcolo commerciali sostanzialmente accompagnano l'utente nella risoluzione del problema e col passare degli anni diventano sempre più semplici, nel senso che tendono a proporre delle configurazioni del problema già funzionanti in base al problema che uno sta studiando. Cioè, per dirla in maniera più semplice, sto studiando questo problema, devo generare la griglia computazionale, il software mi propone una generazione automatica, ok, che già mi dovrebbe dare dei risultati attendibili, va bene? Quindi, utilizzando queste funzionalità dei software moderni, io sostanzialmente non dovrei preoccuparmi, almeno in linea di principio, di affinare la griglia computazionale, di andare a controllare che tutto funzioni correttamente, perché tutte le cose sembrano essere preimpostate. Allora, generando in maniera automatica la griglia computazionale, viene proposta una griglia di questo tipo. Vi faccio notare che in questa griglia si ha un infittimento della mesh in prossimità della superficie dell'asta della bandiera, diciamo così. E questo è giusto perché, essendo una superficie solida, in corrispondenza della superficie si sviluppa lo strato limite, quindi si avranno dei gradienti, va bene? Però a valle di questa superficie, cioè in questa zona, vedete che si ha una griglia abbastanza fitta e rada, cioè gli elementi sono visivamente abbastanza grandi, ok? Ora però io mi aspetto, dalle mie conoscenze ingegneristiche, che poiché il Reynolds lo impongo io in ingresso alla simulazione, mi aspetto questo andamento oscillatorio, ok? Quindi potrebbe darsi che una griglia rada in questa zona non sia in grado di catturare correttamente queste oscillazioni. Inoltre, queste oscillazioni si determinano da una instabilità che si genera a valle del cilindro, una piccola instabilità che poi dà luogo alle oscillazioni che si amplificano a mano fino a raggiungere un'ampiezza stabile e costante.
se la griglia non è sufficientemente fitta, potrebbe non riuscire a cogliere questa piccola instabilità che poi è ciò che innesca le oscillazioni. Capite? Allora, in effetti, vi faccio vedere il risultato della simulazione con questa mesh che vi ho appena fatto vedere. Questo è il campo di velocità orizzontale, è una simulazione ovviamente tempo variante perché trattandosi di un campo oscillante oscilla nello spazio e nel tempo, ma come vedete il flusso impatta sul cilindro, ovviamente qui è più veloce, il colore va dal blu al rosso, no? Il blu è più lento, il rosso è più veloce qualitativamente. A valle del cilindro si crea una scia, quindi il flusso rallenta in questa zona e accelera sui bordi, perché ovviamente viene deviato, però di oscillazioni non si vedono. Allora, un utente che in qualche modo non basa i propri studi CFD sulle sue conoscenze ingegneristiche, ma come dire, utilizza la pratica, no? E magari alle prime armi, potrebbe pensare che quella soluzione sia la soluzione corretta e utilizzare quella soluzione magari per dimensionare un qualche componente in un'azienda, con conseguenze che potete immaginare. Ma l'obiettivo del corso di termofluidodinamica invece è offrirvi una formazione, come dire, non solo basata sulla pratica in laboratorio, ma anche sulle conoscenze ingegneristiche, fisiche, per cui sapendo che in questa zona deve ovviamente instaurarsi un moto oscillatorio periodico, è opportuno andare a infittire anche qui per essere sicuri di cogliere le instabilità che poi danno luogo alle oscillazioni. Quindi con una griglia di questo tipo, quindi vedete siamo passati da 3800 elementi circa, cioè 3800 triangolini per intenderci, a 16700 triangolini, ok? La soluzione che si ottiene è questa. Ecco, iniziano le instabilità ed è lo stesso identico problema, stesse identiche impostazioni, cambia solo la griglia di calcolo, ok? Questo per dimostrarvi che effettivamente ci vuole attenzione e conoscenza per eseguire correttamente queste simulazioni. Ovviamente qualcuno di voi potrebbe dire, va bene, siamo passati da, torniamo un secondo, siamo passati da questa griglia, diciamo 4000 elementi, a questa griglia, diciamo 17000 elementi, le cose sono migliorate, mi aspetto che una griglia ancora più fitta mi dia dei risultati ancora migliori, ma perché non facciamo una griglia di 10 milioni di elementi? Beh, è chiaro che l'abilità di chi fa simulazioni numeriche sta appunto nell'individuare il numero giusto di elementi che da un lato consente di ottenere una soluzione fedele entro un certo errore che è ritenuto accettabile, no? Ok? Più rada è la griglia, più l'errore introdotto nel risultato sarà maggiore, ma noi potremmo ritenere che sotto un certo livello questo errore è ritenuto accettabile, va bene? Dall'altra parte ovviamente non dobbiamo eccedere con il numero di elementi, perché altrimenti il tempo di calcolo diventa lungo. E poiché il più delle volte questi studi sono richiesti da aziende a chi lavora o a enti esterni o all'università, no? Vengono commissionati questi studi, ovviamente tenendo conto che essi debbono essere, okay, tenendo conto che essi debbono essere portati a termine in un determinato tempo. Sarebbe un errore utilizzare una griglia fittissima che richiede un tempo di calcolo enorme e non ci permetterebbe di ottenere risultati nei tempi prestabiliti, capite?
Ora, questa slide in realtà nasconde dietro di sé un'attività, diciamo così, molto importante che vorrei raccontarvi semplicemente perché voi potreste chiedervi giustamente perché questa persona che ho di fronte, cioè io, si trova qui a dirmi come si fa una simulazione numerica, come si affronta lo studio di problemi termofluidodinamici, trasmissione del calore, eccetera. In base a cosa questa persona ritiene di essere un esperto? Capite? Allora, in generale, in una università, in un ente di formazione come un'università, chiaramente coloro che tengono le lezioni sono dei ricercatori, professori, eccetera, eccetera. Cioè, tengono un corso su un argomento che è un loro argomento di ricerca, sul quale hanno investito termini di lavoro per anni e quindi confrontandosi con altri docenti, ricercatori a livello internazionale, altre università, eccetera, hanno raggiunto in generale un livello di conoscenza tale che siano in grado appunto di offrire un corso ad altre persone, capite? Allora, nel mio caso, in effetti, ho iniziato a lavorare sulla modellazione numerica fin dal dottorato di ricerca, quindi ormai sono diversi anni che lavoro su questo argomento e ciò che ho fatto in particolare è consistito nello sviluppo di codici di calcolo non commerciali, cioè dal punto di vista pratico ho programmato dei codici CFD. Va bene, proprio ovviamente non sono codici che hanno un'interfaccia grafica o cose del genere, sono righe di comando criptiche, abbastanza brutte da vedere, e il risultato a schermo è ancora più brutto, cioè parliamo di una finestra tipo DOS con dei numeri tipo Matrix, ecco, per intenderci, cose del genere. Quindi non è una cosa proprio bella da vedere, però ovviamente in questa attività c'è stata una formazione nello sviluppo di algoritmi, nell'implementazione in codici di calcolo, ok? E ovviamente nel cercare di riuscire a realizzare un tool che a differenza dei codici commerciali offra piena flessibilità, cioè voglio mettere quell'equazione dentro, benissimo, la programmi, la discretizzi e la inserisci, ok, non è proprio così banale, però diciamo che la inserisci, vuoi modificare un'equazione, entri nel codice e la modifichi, vuoi inserire un nuovo modello matematico, lo inserisci, ok? C'è un problema nei risultati, puoi intervenire su ogni singola riga di codice. Questo è ciò che si tende a fare in ambito scientifico, perché in ambito scientifico ovviamente tu vuoi essere sicuro di cosa stai facendo, vuoi essere sicuro che stai risolvendo quel determinato modello matematico e non vuoi magari trovarti di fronte a un codice commerciale, per esempio, che, come dire, offre una soluzione, magari tu però non sei in grado di capire esattamente che tipo di approssimazione è stata fatta sulle equazioni per arrivare a quella soluzione, capite? Allora, tutta questa attività è iniziata all'Università di Swansea, parliamo del Regno Unito, ok? Nell'Università di Swansea, io ho lavorato con il professore Nitya Rasu, si chiama, il quale ha lavorato con il professore Zinkiewicz. Ora, il professore Zinkiewicz, che purtroppo non c'è più, è ritenuto uno dei padri della metodologia agli elementi finiti. Ok? Quindi capite che tutta l'attività è iniziata collaborando con queste persone e ho fatto la mia tesi di dottorato con il professore Nicola Massarotti, che adesso invece è trasferito a Napoli. E quindi sono partito da questo codice di calcolo e ho iniziato a migliorarlo e ad aggiungere modelli matematici all'interno di questo codice di calcolo, cioè mi spiego meglio. Sì, modelli matematici significa aggiungere la possibilità, per esempio, di risolvere problemi transitori e non solo problemi stazionari, problemi turbolenti e non solo problemi laminari, cose di questo tipo.
Allora, il problema del vortex shedding è stato uno degli aspetti che è stato affrontato ultimamente nella mia attività di ricerca, perché l'algoritmo utilizzato è un algoritmo particolare, nel senso che è un algoritmo esplicito. Ora, non stiamo a entrare nel merito di che cosa significa che è un algoritmo esplicito, ma dal punto di vista pratico significa che questo algoritmo non era molto stabile, va bene? Cioè, quando si cercava di fare una simulazione un pochino più complessa, non si riusciva a raggiungere il risultato sperato, ma il tutto divergeva, diciamo così. E soprattutto, quando si cercava di studiare un problema transitorio, il risultato ottenuto non era molto soddisfacente. Il tutto era legato a un problema di stabilità. Quindi è stato fatto uno studio, diciamo così, finalizzato a capire come stabilizzare questo algoritmo, e nell'ambito di questo studio ovviamente ciò che è stato fatto è consistito nella risoluzione di problemi benchmark e confronto dei risultati numerici con i risultati sperimentali disponibili per questi problemi benchmark. Ok? Questo sempre nell'ambito di validare e verificare il modello numerico. Ovviamente la verifica quando si scrive un proprio codice di calcolo è fondamentale, perché ovviamente siccome sei tu a programmare l'algoritmo che risolve l'equazione differenziale, potresti commettere un errore, ok? E allora la verifica è quanto mai importante, perché vuoi essere sicuro di risolvere correttamente l'equazione differenziale. Se invece utilizzi un codice di calcolo commerciale che costa anche alcune decine di migliaia di euro, ti aspetti che non ci siano errori, nel senso che l'equazione la risolva correttamente. Poi, se il modello matematico che stai utilizzando non è adatto alla descrizione del modello, della realtà fisica che vuoi appunto descrivere, beh, questo è un altro problema, perché potrebbe essere l'utente che ha scelto un modello matematico sbagliato, capite? Però, una volta scelto il modello matematico, mi aspetto che l'equazione venga risolta nel modo giusto, ok? Allora, altri 5 minuti, poi facciamo una pausa. Allora, nell'affrontare questo problema vortex shedding con questo codice di calcolo non commerciale, vedete che sono stati sostanzialmente raggiunti dei risultati che vi faccio vedere qui. Inizialmente, la formulazione esplicita di cui vi ho parlato produceva dei risultati che sono questi che vedete in linea tratteggiata su questo grafico, dove è rappresentata la componente verticale della velocità in funzione del tempo in questo punto del dominio. Cioè, poiché il campo oscilla in questo modo, se io mi metto in questo punto e vado a vedere la componente verticale della velocità, ovviamente otterrò un andamento di questo tipo. Ok? Come vedete, i punti, i dati di riferimento, che sono questi cerchietti neri, non sono molto vicini alla linea tratteggiata, vedete? C'è uno spostamento sia in termini di ampiezza sia in termini di fase. Ok? Ora, con l'analisi di stabilità che è stata condotta, approssimando il termine temporale in maniera opportuna, secondo o terzo ordine, ma non entriamo nel merito di questo, siamo riusciti ad ottenere questo confronto. Vedete, linea blu, cerchietti neri, praticamente i cerchietti neri ora si trovano molto, diciamo, si presentano un accordo molto buono rispetto al dato numerico. E questo miglioramento, quindi ripeto, passaggio da linea tratteggiata su questo grafico a linea blu continua in questo grafico, è stato il risultato di circa 2 anni di lavoro. Quindi potete immaginare che dietro a diciamo così, a questi grafici, a questi casi benchmark, c'è un'attività di sviluppo e di ricerca molto intensa. Ok? Il codice commerciale
che ha prodotto i risultati che avete visto prima, ha prodotto dei risultati, vi dico, assolutamente lontani dal dato sperimentale. Quindi quella griglia che avete visto prima, che produceva comunque qualitativamente un campo oscillante vicino a ciò che ci aspettiamo, in realtà poi non era nemmeno buona, perché doveva essere infittita maggiormente, perché il confronto numerico sperimentale, in realtà, ve lo dico giusto per completezza, richiedeva un infittimento maggiore. Mentre questo confronto che vedete qui non è tra quei risultati e i dati di riferimento, ma è tra i risultati del codice non commerciale, che non avete visto qua, e i dati di riferimento. Ok? Allora, a questo punto facciamo 5 minuti di pausa e poi riprendiamo.